Io rispetto all'amico e collega Giacomo ho avuto questo privilegio di partecipare, ma non solo, anche a vedere anteprima questo film che oggi andremo tutti quanti insieme a vedere. Io credo che non si può parlare di questo film senza iniziare da dire qualche battuta sul regista, ovvero su Daniele. Daniele è veramente una persona che ti travolge. Ogni qualvolta viene lì a presentarti un progetto dei vari, del tipo, perché poi sapete tutti qual è la personalità poliedrica e complessa di Daniele. Ogni volta che gli viene a presentarti un progetto, uno di per lì inizia con un po' anche di fidenza ad ascoltarlo e poi ti rendi conto dopo poco che ti ha veramente travolto in questa sua progettazione, e quel progetto che inizialmente era suo diventa un po' di tutti quanti noi. E così è stato anche in questa occasione, questa avventura che anch'io mi sento di aver condiviso dietro la telecamera, non solo offrire diciamo, una parte di giardino, come diceva Daniele, ma anche nell'assistere alle varie riprese, mi sento anch'io di essere stato parte di questo progetto. È un film che poi voi vedrete, io sono veramente un critico cinematografico, per cui mi limito a fare qualche osservazione. È un film anch'esso, come Daniele, multiforme, nel senso che vengono trattati temi molto, molto articolati. Si passa dalla trattazione di temi di un certo impegno civico, qual è l'integrazione, ma qual è anche la piaga che tutti noi conosciamo, appunto, della prossima indipendenza, ma si parla anche di tante storie di ragazzi. La parte che però, devo dire, a me affascina maggiormente è quella più intimista di Daniele, perché poi se voi vedrete con attenzione nei particolari questo film, vi accorgerete che Daniele parla anche di sé ed emerge proprio la sua personalità. Quella è la parte che personalmente mi ha maggiormente colpito. Devo dire che c'è un cast eccezionale, perché al di là di riflessione dialettica che in alcuni casi può esserci, non so quanto voluta o non voluta, però veramente ciò che mi ha particolarmente sorpreso è la bravura degli attori, dei ragazzi che si sono improvvisati per lo più attori molto 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 bravi, e chissà che da questa esperienza non possano emergere anche nuovi talenti. Io ringrazio quindi Daniele, lui mi ha contattato, lo dicevo prima, non come istituzione ma come amico, come persona lui da vicina, sicuramente, però da questo momento in poi l'appoggio è assoluto anche come istituzione. Qualsiasi cosa Daniele, qualsiasi iniziativa tu volessi anche in futuro portare avanti, ormai ti conosciamo, sappiamo quanto vali, lo sa anche l'amico Giacomo, per cui saremo assolutamente a disposizione anche per il futuro. Grazie.